Per la rubrica di ricette taramaschiane, vegetariane e vegane, oggi vediamo la farinata di ceci. Questo piatto è stato proprio creato da Massimo, io direi quasi inventato da lui. All'incirca siamo nel 1536 e Massimo già cucinava le prime farinate di ceci. Gli ingredienti sono 120 grammi di farina di ceci. Ceci con la C, altrimenti Don Matteo poi mi dice che confondo la C con la G, quindi ceci. 360 ml di acqua, 20 g di olio di oliva e sale all'incirca mezzo cucchiaino e rosmarino e pepe a piacere. È veramente molto facile, si unisce l'acqua lentamente alla farina. Mescolando per far sì che non si formino grumi. Poi si unisce l'olio, il sale e il rosmarino. Io ho mescolato tutto insieme. Si unge una teglia con un po' di olio, e si versa l'impasto. Io non avevo molto tempo, quindi non ho lasciato riposare l'impasto, per qualche ora. In realtà, la ricetta prevede che si lasci riposare anche per 3-4 ore la farinata. Comunque può diciamo essere cucinato lo stesso anche senza lasciarlo riposare. Si mette in forno a 200 gradi per circa 30 minuti e controllando la cottura la farinata sarà pronta quando avrà formato una crosticina dorata. E adesso faccio vedere anche la mia, perché sennò Don Matteo dice che io in realtà non cucino. Eccola qui. Ecco la farinata di ceci. Ceci. E buon appetito!